perderti nessun contenuto su questo canale, ti invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare da Instagram per contenuti sempre esclusivi. Buona visione! Nel mondo Pokémon esistono moltissime città che definire curiose sembrerebbe diminutivo. Città che non stanno né in cielo né in terra, città sugli alberi, incavate nelle montagne, insomma, chi più ne ha più ne metta. Esiste però una città nella regione di Hoenn che cela un segreto che, grazie ai titoli di Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna, è forse finalmente venuto a galla. E non dico a galla a caso, perché stiamo parlando proprio di Orocea, la città conosciuta, oltre che per la sua disarmante inutilità, per essere letteralmente sospesa sull'acqua, con deboli assi di legno legati tra di loro a fungere da strade, se così si possono chiamare. Beh, riguardo a questa città, come già detto, esiste un mistero poco conosciuto e che riguarda peraltro la sua fondazione. Chi può aver mai fondato, infatti, una città che non poggia sulla terraferma? Se escludiamo l'ipotesi di un Gesù di terza generazione che cammina sulle acque, sembra piuttosto assurdo che un uomo abbia potuto costruire un qualcosa di simile. E allora, cosa può essere successo? Chi può essere stato? Gli Illuminati? Gli alieni? No, la risposta è molto più semplice e come al solito si aggira attorno a mito e realtà. Nella città di Orocea, infatti, un NPC narrerà al personaggio giocante una leggenda riguardo alla città che racconta di come gli abitanti ancestrali di Orocea, oltre ad essere dediti alla pesca e grazie al cazzo visto che sei in mezzo al mare, possedevano delle barche e che, cosa ancora più assurda, da quelle barche non ci siano mai scesi, vivendoci e morendoci al loro interno. Questo popolo, il quale viaggia in barche, pare essere però alla ricerca di un qualcosa sicuramente e molto probabilmente legato a un qualche Pokémon leggendario. Perché dico ciò? Perché Orocea è situata clamorosamente vicino alla Torre dei Cieli, luogo di ristoro del leggendario Rayquaza, il dominatore dei cieli. In questo modo Orocea risulterebbe quasi un accampamento provvisorio di questa popolazione che, una volta scoperto come la sua ricerca sia risultata infruttuosa, è ripartita per altre terre, bramando sempre quel qualcosa, ossia un qualcosa di sconosciuto a noi giocatori. Ora, il collegamento con il leggendario potrà sembrarvi forzato, ma non se pensiamo a dove potrebbe essere questo popolo in questo momento. Pensiamoci bene. In Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna, nell'isola di Pony, un'isola disabitata e senza alcuna fonte di umanità al suo interno, l'unico insediamento esistente su tutta l'isola è un villaggio dove gli abitanti vivono in barche, tra l'altro con un buon numero di esse raffiguranti proprio Pokémon di terza generazione, nonché un villaggio fatto di palafitte, un villaggio dedito alla pesca, come del resto lo era Orocea, e come Orocea, spaventosamente vicino ai luoghi sacri ai Pokémon leggendari, nel caso secondo Solgaleo e Lunala. Quindi tutto combacia, questo popolo alla ricerca di qualcosa di sconosciuto e misterioso vaga in lungo e in largo stanziandosi in città rurali sull'acqua nei pressi dei monumenti sacri ai Pokémon leggendari, probabilmente perché quel qualcosa che bramano e che cercano da tempi immemori è legato proprio a questi ultimi. Fatemi sapere, ragazzi, che cosa ne pensate nei commenti di questa teoria, che potrebbe davvero risultare un collegamento molto interessante tra i remake di Rubino e Zaffiro e i nuovi titoli di settima generazione. Secondo me è davvero molto molto interessante, perché veramente è una teoria che non si è mai vista e che comunque va a riprendere un mistero che non si era mai più di tanto calcolato, e ho apprezzato davvero tanto che il Game Freak forse abbia proprio voluto riprendere in mano questo aspetto che aveva messo lì un po' a caso nei giochi di terza generazione. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento, in iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati, per ricevere contenuti esclusivi, in particolare da Instagram, e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.